E da Matti. E da Matti. E poi Matti. E benvenuti in un nuovissimo video. Cosa andremo a fare oggi? Oltre che a litigare e a lasciarci a un certo punto, perché io so già che finirà così. Oggi diamo il via a un nuovo modo. Un nuovo secolo. Un nuovo modo di litigare praticamente. Va da bene. Chi baceresti a con chi ti fidanzeresti? Oggi siamo nel chi lasceresti per. Quindi io ti dirò. Chi lasceresti? Vabbè, sì. Sì, hai ragione, scusa, sono stupido. No, aspetta, te lo dico sempre. Prima si salutano gli abbonati. Hai ragione. Ciao Bubasilla, grazie per esserti abbonato. Quindi magari, che ne so, ti dico, ecco, partiamo subito. Lasceresti Matti per... vabbè, uno così, dai, uno qualsiasi. Leonardo DiCaprio. Ancora? Lo sai che è il mio punto debole, non... Allora... Io non lo so che è il tuo punto debole. Sì, perché l'hai già messo anche in un altro video. Non è che avevi fatto chissà che cosa, però. Cioè, non è che dici, oddio, Leonardo DiCaprio. È Leonardo DiCaprio. Avevo scelto lui in un video. Ah, ok, non ve lo ricordo. Vabbè, però rimettiamo Leonardo DiCaprio da giovane ora. Giovane. Da giovane, voglio saperlo. Sì. 5. No, 4, mi chiamano, pronto, scusi, 3, sì, devo dire, sì. 2, sì. 1, sì. Ok, hai scelto me perché sono passati 5 no, secondi, detto, grazie sì, mille. Lascerei, ti amo, sì, amore mio, ti amo tanto. Ok, sì. È il tuo momento, tocca a te. Ho detto sì, sì. No, faccio finta di non averti ascoltato, andiamo avanti. Ok. Ah, ricordate, Felpe di Nin e Matti, link in descrizione, acquistatele tutte e la vostra ragazza o il vostro ragazzo non vi lasceranno mai. Vero. Allora, lasceresti me per metterti con Chiara Ferragni? No. Aspettiamo. Un po' di follower in più non mi dispiacerebbero. Non ho capito, scusa. No, dicevo. Un po' di follower in più non mi dispiacerebbero. Però ma l'amore è imbattibile. Ok. Quindi scelgo l'amore e amo l'amore. Diavolo. Poi se qualche poi storia, cosa? Qualche cosa? Foto con Chiara Ferragni la riuscissi a fare non sarebbe assolutamente male, certo, insomma, certo. Però adesso io ti dico, Chiara ti userebbe e basta. Lasceresti? No, non lasceresti. Sì, lasceresti me, Matti. Per Eric dei D'Insieme. No, amore mio, non ti lascerei mai. Per Eric. Questo video è molto forse finto. Per Leonardo forse sì, però. Ancora! No. Vabbè, però sei falsa chiotta. Non è vero! Sei la falsa chiotta storica. No, lasceresti Minna? Sì. Minna qui presente? Lo so, non esistono altre, quindi... Per Dua Lipa? Lo so, stavate aspettando tutti questa domanda. Guardate, già suda il ragazzo. Aspetta. La stavate aspettando tutti. Devo capire. Sì, cosa fai? Vado a vedere una foto di Dua Lipa. Ah, ok, vai a vedere una foto di Dua Lipa. Per chi non la conoscesse, lei è Dua Lipa, è una cantante okay. molto famosa. E diciamo che... Ti faccio vedere una foto di Ninna, così magari compariamo la cosa, ok? Sì. Ok, questa è Ninna, invece. Okay, bellissima, fantastica. Ok, facciamola vedere. Lei è Ninna, ok? Mm-hmm. Diciamo che Dua Lipa è diventata abbastanza famosa nel nostro canale perché io è da mesi che adoro le sue doti canore. Cioè mi piacciono un sì, po'. Sì, solo le doti canore. Le sue canzoni, sì, mi piace sì, come e canta. E lei non ti piace. Mi piace come canta. Non il suo cantare sì? Mi piace così tanto che in questo momento io potrei risponderti... Sì? Sto scherzando. Aiuto, sto cadendo. Vai, allora. Dai. Un attimo. Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo canale di Ninna. Come state? Tutto bene? Anch'io, grazie. Sì, lo so, non c'è più Matti, meno male, eh. Aia. Stavo scherzando. Ninna. Sì, vabbè. Non ci credo. Vabbè, allora io ti dico, lasceresti Matti per Favijay? Bella a tutti ragazzi. Favijay è molto talentuoso, devo dire. Lo seguo dai tempi in cui andavo alle elementari. Ok, quindi sì. Chi te c'ha con
gente. Fabi J? Forse perché ha 5 milioni di iscritti. No, io non sono pazzacchiotto come te che sfrutti le persone. Io ah, quindi a te piace Fabi J? Riconosco il suo talento. Quindi è falsacchiotta. No, non sono una falsacchiotta. Scrivete nei commenti chi è più falsacchiotto in questo video. E spezzo una lancia a mio favore. Sì. Io sono stato sincero con Dua Lipa almeno. Ma io sono sincera con Fabi J. È molto talentoso. Va bene. Ok. Lasciassime, cioè Ninna, cioè Corinna, cioè Ninna e Matti. Quindi lascio anche me stesso. No, per Dominique degli Insieme. Per Dominique degli Insieme? Sì. Ah, ti devo dire la verità. È una bella ragazza. No, cioè, volevo dire sì, ma non quello che stavo per dire. Ok. Mi piace un sacco il modo in cui fanno i video, il modo in cui fa video, ok? Sì. Di conseguenza, dato che io faccio video, ne ha più ne metta, mi piace vedere video oltre a farli. Di conseguenza, non nascondo che mi piacerebbe fare dei video insieme a Dominique. Sì. Però io non ti lascerei per Dominique. Ah, bravo. Però per qualcun altro sì. E allora ti chiedo, lasceresti... Di nuovo? Look at me! No, aspetta. Dai! Lasceresti Ninna per... Bravo, grazie. Elisa Maino? No, perché è fidanzata. Se non fosse fidanzata, lasceresti Ninna? Anche no. Chiara Ferragni è sposata, ricordiamo. Oddio, è vero, è sposata Chiara Ferragni. Ecco. Non ti lascerei per Elisa Maino semplicemente perché non abita dove abitiamo noi. Ok, se abitasse dove abitiamo noi e non fosse fidanzata, non ti lascerei perché la sua tonalità di capelli è leggermente più scura dei capelli che mi piacciono. Sei un fa... Guarda, ragazzi, questo... Ragazzi, questo... voglio gli occhialini, sì, gli occhialini, sì, da esperto, sì, di parole. Ho vinto io. No, ti sei aggiudicato il titolo di falsacchiotto, perché con tutte queste scuse... Io ti chiedo... Visto che eravamo in tema YouTube, lasceresti Matti per il noto... famosissimo youtuber lui dei me contro te? Dillo, vogliamo sentire. No, non ti lascerei mai per lui. Perché? Lo vedi ogni giorno i suoi video. Perché è fidanzato. No, davvero, se non fossi fidanzato, no, perché comunque è una persona che si merita Sofì. Stanno bene insieme. Sono una bella coppia. Guarda, ti dico chapeau, hai ragione. Ok. Ti dico questo perché sei riuscita a dirla bene, con la tonalità di voce giusta, e sei quasi credibile. Ora tocca a te. Quasi credibile, so che stai falsacchiottando la storia. Ok. Lasceresti allora me per la fidanzata di lui? Cioè Sofì. Ok, me l'hai detto in un modo strano, non capivo. Non lascerei Sofì. No, no, ti giuro, sbagliato. Non ti lascerei semplicemente perché Sofì è una ragazza che merita lui. Voi dite chi è il falsacchiotto, si copriti dalla vergogna. Bravo. Allora ipotizziamo che tu avessi deciso di accettare il fidanzamento con Leonardo DiCaprio. Quindi io ti chiedo, lasceresti Leonardo DiCaprio per... fammi pensare, ecco, Stepney, youtuber, sì, dei mates. Sì, perché è toscano, io e lui ci capiamo. Ah. E potremmo vivere in Toscana e mangiare la fiorentina. Mangiare la fiorentina tutti i giorni. Però è fidanzato, quindi non accetto. Quindi tu stai con Leonardo DiCaprio ancora? Sì. Okay. Però direi che se fosse single. Ok. Anche? No, avevo un po' di. Vabbè, fammi te la domanda, visto che ci sei. Mi lasceresti per una famosissima che è andata al collegio? Ludovica Olgiati? No. No, perché? Perché non me la ricordo. Ma come? Guardi sempre i video. Vabbè, no, dai, no. Cosa no, dai? No. No, dai! Dai, questa volta no. Vabbè, allora senti, lasceresti... Te? Matti. Ti aiuto. Grazie.
Gerry Scotti? No, non lascerei Matti per Gerry Scotti. Ok, ho bisogno di un po' di sollievo, quindi ne ho fatta una facile. Ma te la faccio io una difficile. Lasceresti Nin per Zorba? Aspetta, devo un attimo ragionare, eh. Lasceresti Matti per Zorba? Lasceresti Ninna per Zorba? Sì. Dun dun dun! Cosa? Cosa? Niente. Mi piacciono i gatti, Ninna. Bravo. Non ci posso fare niente. Ma va bene, addio. Seguiteci su Instagram se ancora non l'avete fatto. Abbonatevi al canale. Tutte le persone che si abboneranno al canale verranno salutate in un video. No, mi fidanzerò con voi. Ciao!